Malta, è ancora possibile? C'è ancora una convenienza di qualche tipo nell'incorporare, nel costituire una società a Malta oggi nel 2019 o forse esistono giurisdizioni più interessanti? Te lo dico tra un attimo. Non c'è dubbio che chiunque si sia interessato a temi di pianificazione fiscale o anche solo si sia posto la domanda di dove valesse incorporare, dove valesse la pena incorporare una società, si sia scontrato, barra incontrato con Malta, abbia valutato la possibilità, l'idea di costituire una società a Malta. Malta è una giurisdizione molto interessante, con tanti vantaggi, ma anche con tante problematiche di cui poco si parla. Si guarda subito al tax rate tra i più bassi in Europa, se non il più basso a determinate condizioni. Sappiamo che Malta ha un tasso effettivo di tassazione, perdonatemi il gioco di parole, del 5% a determinate condizioni, okay? Quindi c'è un'aliquota nominale del 35%, però poi c'è un imputation system tale per cui è possibile ridurre il carico fiscale fino al 5%. Vi direi che no, non è il più basso in Europa nella misura in cui esistono regimi speciali di vantaggio, come per esempio quello in Romania, può portare la tassazione fino al 3%, se non addirittura fino all'1%, ma in linea di massima esistono dei requisiti minimi. Invece Malta permette l'applicazione di questa aliquota effettiva del 5 in realtà a qualsiasi tipologia di attività o quasi, e soprattutto senza limiti sul fatturato. Quindi rimane senza dubbi oggi, da un punto di vista di risparmio fiscale, la più interessante in Europa, soprattutto su fatturati che superano il milione di euro. Però Malta ha una storia difficile, una storia complicata, e soprattutto non è così tanto vero che come dire, le agevolazioni sono immediatamente disponibili, perché come vi dicevo è necessario comunque rispettare numerosi requisiti. Ma la domanda è: vale ancora la pena oggi incorporare una società a Malta per risparmiare fiscalmente? La risposta è sì, senza dubbio, ma bisogna conoscere la storia maltese e bisogna avere bene in testa il motivo per cui si va a Malta, per cui si va a incorporare una società. Secondo la teoria dei cluster, non c'è dubbio che un'attività di gaming online debba essere incorporata a Malta. Perché? Perché lì trovo l'autorizzazione legale in primis, ma perché poi trovo soprattutto, come dire, un mercato collaterale di professionisti e di dipendenti che possono alimentare il mio business. Quindi, secondo la teoria dei cluster, cioè vado lì dove quella determinata tipologia di attività ha una tradizione tale per cui una volta che arrivo lì trovo un'estrema facilità nella costituzione di quale determinata attività. Non andrò evidentemente in Francia per un'attività di gaming online, non andrò in Spagna per aprirmi per sfruttare il turismo dentale, per esempio, o per esempio non andrò a Gibilterra per aprire una holding, sempre secondo la teoria dei cluster, me ne andrò in Olanda. Ma non divaghiamo, stavamo parlando di Malta. Malta quindi è una storia difficile, nel senso che è stata considerata, ed è stata sulla blacklist italiana fino al 2010, dopodiché è stata espunta finalmente insieme a Cipro dalla blacklist, e da allora i rapporti commerciali sono rifioriti. Non dimentichiamo tra l'altro che Malta appartiene al Commonwealth britannico, a una serie di trattati commerciali che altre giurisdizioni non possono vantare. Questo perché è sia nel Commonwealth, nei paesi del Commonwealth britannico, e sia chiaramente all'interno dell'Unione Europea. Diciamo che però il fatto di essere stata blacklist per tanti anni non ha favorito, non favorisce tutt'oggi la reputazione maltese, anche se obiettivamente da un punto di vista fiscale Malta è in linea con quelle che sono le direttive europee e si sta aggiornando di anno in anno, controllata dalla Commissione Europea per implementare queste normative. Tra l'altro anche il regime di vantaggio del 5% durerà, ma anche in questo momento è sotto controllo da parte della Commissione Europea. Io non mi aspetto che, come dire, cada di qui a breve, però in ogni caso è un argomento all'ordine del giorno a Malta. Quindi gli svantaggi sono che, a seconda della tipologia di business di cui avete bisogno, potreste avere problemi reputazionali.
vi ripeto, in realtà dovrebbero essere infondati nella misura in cui, da un punto di vista legale e fiscale, siamo assolutamente in linea con gli altri paesi dell'Unione Europea. I vantaggi sono che è una giurisdizione di lingua inglese estremamente vicina all'Italia e con una tassazione assolutamente di vantaggio. Vi ripeto, in ogni caso raggiungere il 5% di tassazione non è un attimo e soprattutto le strutture societarie hanno un determinato costo, non sono gratis o perlomeno hanno un costo che potrebbe essere addirittura doppio a quello di altre giurisdizioni. Quindi valutiamo bene anche quelli che sono i costi vivi, no? Le spese di gestione, di amministrazione, di contabilità del commercialista quando vogliamo implementare o incorporare una determinata tipologia di attività e cerchiamo di capire esattamente con un minimo di previsione possibilmente quale sarà il nostro fatturato, quindi se possiamo permetterci una giurisdizione come Malta che non è esattamente, perdonate, che non è esattamente gratuita. Per quali tipologie di business potrebbe avere ancora senso costituire una società a Malta? Sicuramente esiste una grande hub per tutte le attività di e-commerce, sia diretto che indiretto, quindi assolutamente da prendere in considerazione. Facciamo attenzione che perché però evidentemente una cosa è muoverci in dropshipping per quanto riguarda l'e-commerce indiretto, una cosa è muoversi con un magazzino, è comunque un'isola per cui io tendenzialmente ve lo sconsiglierei. Quindi attività di e-commerce e attività di cryptocurrency, tutte quelle che sono le ICO, oggi trovano una legislazione di favore all'interno dell'isola. Di contro, oggi non è semplicissimo aprire un conto corrente, quindi anche lì quando vi dicono vieni da me, ti faccio risparmiare, ti faccio aprire il conto corrente, dovete sapere che oggi non è così semplice. Sono il primo ad avvertire i miei clienti che esistono delle difficoltà. Non è un attimo, non basta entrare in banca come una volta per aprire un conto corrente. Questo a causa di alcuni scandali recenti che hanno visto una banca maltese al centro dell'attenzione, nello spot, insomma, ci sono state delle problematiche per cui oggi da un lato lo scandalo, dall'altro la pressione dell'Ocse, come ben sapete, il grid and banking, per cui oggi è veramente difficile aprire un conto corrente online. Non un conto corrente, diciamo, non da remoto, perché chiaramente quelli da remoto sono sempre collegabili ad una società. Quindi Malta ne vale la pena alla fine della fiera, alla fine di questo video. Malta è ancora una giurisdizione da prendere in considerazione. Sì, ma fatte le dovute considerazioni sull'argomento con un professionista. Ciao, sono Luca Taglieratela e sono il primo tributarista internazionale ad aver introdotto in Italia i principi della Flex Strategy. La Flex Strategy è una strategia di pianificazione fiscale, che parte da un principio, da un assunto piuttosto banale, cioè sfrutta i vantaggi della globalizzazione per azzerare le tasse. Banale perché è alla portata di tutti, banale perché basta davvero allungare la mano, il braccio al di là, del confine italiano per trovare tutta una serie di strumenti, che possono non solo portare la tassazione del tuo business, ma anche del tuo gruppo fino addirittura allo 0%, ma anche proteggere il tuo patrimonio e regalarti vantaggi finanziari oltre che fiscali che non avresti mai immaginato. Se vuoi saperne di più, iscriviti al mio webinar gratuito che trovi nel link in descrizione qui sotto. Ti porterò tramite un webinar della durata di circa 40 minuti all'interno dei contenuti di Flex Strategy, il primo corso dove ho concentrato tutta la mia esperienza e tutti i contenuti raccolti in questi ultimi 15 anni di attività. Ti porterò lungo questo viaggio e ti farò capire esattamente che cosa può fare la Flex Strategy per te e quali sono i pilastri da applicare immediatamente, in quale sequenza temporale per raggiungere il massimo del risparmio fiscale e il massimo della protezione personale, patrimoniale e finanziaria. Noi ci rivediamo nel webinar gratuito. A presto!